Assessore Tribuani, oramai ci siamo, si avvicina il Natale, ma soprattutto parte il programma del ricco calendario degli eventi. Sì, ciao, buonasera Luca. Partiamo finalmente con l'8 di dicembre con l'inaugurazione del Luna Park, della pista di ghiaccio, del Babbo Natale Park, un'area dedicata totalmente ai più piccoli. Partiamo con l'animazione alle ore 15:30 per poi attendere tutti quanti insieme alle ore 17 per l'accensione delle luminarie. Ci sono varie iniziative, tutte con punto di riferimento, ma non solo, Piazza del Popolo. Sono state fatte delle scelte diverse rispetto al recente passato e soprattutto c'è una novità importante per quanto riguarda l'ultimo dell'anno. Sì, scelte diverse perché andiamo incontro a esigenze diverse, per cui abbiamo innanzitutto sostituito il tendone che gli scorsi anni era presente con una zona totalmente dedicata ai bambini e alle famiglie, cercando di abbellirla con delle luminarie particolari che poi comunque scopriremo tra 2 giorni. E poi abbiamo cercato anche di diversificare con gli eventi, partendo da quelli culturali presso Villa Fraiani, poi casomai scenderemo nel dettaglio, ed eventi sportivi anche presso il Palazzo dello Sport, per cui sarà un calendario abbastanza variegato che incontrerà le esigenze di tutta la città. L'ultimo dell'anno si festeggia in piazza, esperienza già vissuta in passato, quest'anno con una novità importante. Sì, abbiamo cercato di contattare un format abbastanza particolare che ultimamente va di moda, ecco, se così possiamo definirla, una riproduzione della musica da discoteca degli anni 90. La particolarità quest'anno è che il brand porterà il brand di Radio 105, per cui una radio nazionale. Saremo in diretta tutta la notte insieme al palinsesto italiano, per cui insomma per Alba Adriatica è, possiamo dire, un orgoglio.